E Stefani, Jonathan e Davis sono tre giovani musicisti venezuelani che vorrebbero portare anche a Torino il sistema messo a punto nel 1975 nel loro paese dall'eclettico educatore José Antonio Abreu per avvicinare alla musica i giovanissimi dei quartieri più popolari. Abreu diceva che un bambino povero prendendo in mano uno strumento diventava un cittadino. La sua opera, ammirata da grandi musicisti come Claudio Abbado, ha lasciato un segno profondo in Venezuela. Il sistema è una rete di orchestre che ha creato il maestro José Antonio Abreu 45 anni fa, in cui porta la musica nei luoghi più disagiati. In Venezuela ci sono più di 300 orchestre, più di 1 milione di ragazzi fanno parte di questo sistema, togliendole molte volte dalla strada della criminalità, dell'ozio in generale. Per studiare musica classica si deve avere uno stato più o meno, diciamo, alto, e non tutti abbiamo quello per studiare. Ma in Venezuela sì, chi vuole suona la musica classica, suona. Quindi abbiamo guardato chi qua no e diciamo, perché non portiamo il sistema venezuelano, che sappiamo bene come funziona qua, così tutti i bambini che non hanno quella possibilità di suonare possano suonare. La tradizione musicale vuole raggiungere l'eccellenza attraverso il ruolo protagonista dell'individuo, e cioè attraverso la competizione. Ma noi vogliamo creare un ambiente di lavoro, di studio e di apprendizzato attraverso la collaborazione, dove ogni individuo sia consapevole del suo ruolo dentro del gruppo, dentro della società, e tutte le potenzialità che questo ruolo può, in un senso positivo, apportare per il ben comune. Per questo, insieme a un gruppo di volontari, è nata l'associazione SOMI, Sistema di Orchestra Multiculturale Italiana, che si propone di creare una scuola musicale gratuita per i bambini dei quartieri multietnici attorno a Porta Palazzo. Ma all'associazione servono fondi per acquistare gli strumenti e trovare una sede stabile. Si spera nell'intervento delle istituzioni e nei bandi europei, ma anche i privati di buona volontà possono contribuire all'indirizzo www.gofundme.com/regalaunsuegno.